Bene, abbiamo fatto solo qualche passo, ci siamo spostati all'altra parte dello stand dove troviamo l'XZ2 Compact, che da un punto di vista dell'hardware è esattamente speculare al XZ2, quindi Snapdragon 845, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria. Rispetto all'altro, che è una batteria da 3180 mAh, qui troviamo una batteria da 2870 mAh implementata con la ricarica rapida di Qualcomm e addirittura a differenza dell'altro, questo però non ha la carica wireless. Siamo con un display da 5 pollici, andiamolo a vedere nelle specifiche, Full HD 18 noni, anche qui si nota ovviamente il cambio di design rispetto alla produzione precedente, XDR compreso. 19 megapixel la fotocamera, che è esattamente la stessa dell'altro telefono, andiamo a vederlo, anche qua ovviamente la stessa possibilità di registrare in slow motion. Non abbiamo, rispetto all'altro che vi farò vedere dopo, la possibilità del sound 3D, che sfrutta un sistema di vibrazione molto molto interessante. Lo andiamo a vedere. Rispetto all'altro ovviamente non è costruito in vetro ma in plastica, rimane il posizionamento anche in questo caso del sensore delle impronte digitali e la fotocamera, che ha i sensori laterali invece di essere messi in verticale. Dovrebbe arrivare come l'altro intorno alla metà di aprile, prezzo suggerito qui allo stand 599 euro, quindi 200 euro meno della versione normale, sempre se questi prezzi non saranno poi aumentati per le tasse italiane. Design, vedete, è simile, cambia soltanto il materiale, tasto fotocamera, tasto accensione, bilanciere del volume, mentre contrariamente all'altro che ha lo slot qua sopra per l'inserimento di micro SD e SIM, qui sulla parte laterale. Ovviamente saranno disponibili, non si sa se sul mercato italiano, in versione mono e dual SIM. Anche in questo telefono sparisce il jack da 3,5 per l'inserimento delle cuffie, che sarà sostituito da un adattatore che si posizionerà qui sulla USB tipo C. Presenza dell'altoparlante stereo, mi sembra, ma non credo, è soltanto un bordino, quindi direi che stesse caratteristiche dell'altro, in una dimensione molto più agevole da utilizzare e molto più ergonomica.